Allora pensaci. Anzi no, te lo dico io. La signorina di buona famiglia si era innamorata del figlio del portiere che faceva l'eroe. Perché Francesco, te lo ricordi, faceva l'eroe, era bello, forte, casinista, ribelle, no? Lei lo ha sposato e ci ha fatto un figlio. Solo che poi la rivoluzione è passata di moda, per fortuna. L'eroe è andato in banca, lei è lì al cesso che vomita. E lei lo molla. Per voi è facile. Voi rompete il giocattolo e la mamma me ne compra uno nuovo. Ma per voi chi? Scusa. Guarda che io sono sempre stato coerente a me stesso. Perché ridi, scusa? Ah, perché secondo te io non sono stato coerente? Lasciamo stare. Ma che lasciamo stare? Lasciamo stare. Oh, senti, guarda, è tutta la sera che tu Federico, sei... Federico, nel marzo del 1975 qualcuno è entrato di nascosto nella mia cantina per fabbricare delle Molotov. Io per quelle Molotov sono andato 2 anni in prigione. Questo ti ricorda qualcosa o no? Certo, quella è una storia vecchia. Una storia vecchia? Io mi sono fatto 1 anno e 8 mesi di prigione. Non ho fatto il magistrato democratico e adesso insegno alle scuole medie. E chi mi aveva fregato le chiavi della mia cantina? Allora non mi venire a parlare di coerenza, che ci sono dei valori, che uno si sente sempre uguale. Col cazzo. Riva, 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 tiro, ed è gol, Riva, Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia. Sta per cadere il primo tempo supplementare, 3-2. Chi te l'ha detto? Tu me l'hai detto. L'unico che non si è fatto mai vivo, l'unico che non mi è venuto a trovare. L'unico che non mi ha mai scritto, che non mi è venuto a prendere quando sono uscito di prigione. Ma come prima eravamo sempre insieme. Sempre, amici. Poi? Tu me l'hai detto. Ma perché non mi hai denunciato? Federico, io un altro non l'avrei mai denunciato. Lo sai benissimo. Ed è proprio su questo su cui tu hai giocato. Ah, e tu te lo sei tenuto dentro tutti questi anni solamente così per vendicarti? Eh? Vendicarmi? Ma che vendicarmi? Stronzo, la vuoi smettere di comportarti da stronzo? Io ci ho pensato per tutti questi anni, ci ho pensato. E che io ci ho pensato? E allora? Oh, la partita! È finita! Sì, sì, è finita. E allora? Allora, io c'ero andato lì al commissariato, ma il giudice non mi ha voluto interrogare. Anto, io c'avevo un collegio di avvocati venuti da Roma e nemmeno lo sapevo. Tu lo sai com'è fatto mio padre, no? Stavo davanti al giudice, gli raccontavo tutto e quello mi diceva sì. Tanto gli avvocati l'avevano convinto che io ero uno squilibrato. Memoria del sottosuolo. Anto, ma lo vedi come sto ridotto, che primo stronzo che viene faccio quello che interviene così. Oh, avete bisticciato? No. Ma dai, non bisticciate, che qui di gente che bisticcia. Se ne fin troppa. Poverino, che è anche da tipo ariato. Guarda qua. Dai, che ce l'ho con te, sai. Ci ho scritto anche un libro. Un libro? Un libro, un mio libro. Pensa, io questa sera altro che vendetta, ero venuto qua per fartelo leggere, perché non sono sicuro di pubblicarlo. Ma volevo che tu lo leggessi per primo. Scusa, ma come non sei sicuro di pubblicarlo? Quello ci penso io, ho un sacco di amici editori, non c'è problema. No, tu no, basta Federico, che mi dai... Federico, solo leggerlo. Sai ancora leggere? Ma smettila, dai.